Per la seconda volta consecutiva il Giro d'Italia passa per Ostia e lo fa in grande stile, 3 km andata e ritorno sul lungomare da Piazzale Colombo a Piazzale Magellano, in strada o sul balcone, ogni modo è quello giusto per ammirare il passaggio della Carovana Rosa. Siamo pronti per vedere il giro? Certo, sì, pronti, sì. È bellissimo, già è successo l'altra volta a Ostia, è una cosa eccezionale, insomma. Questo Giro d'Italia l'ha seguito, ha un suo preferito? Pogaccia, imbattibile. Siete appassionati o semplici curiosi? Beh, entrambe le cose. Lui è più appassionato di me, però insomma partecipiamo con piacere, no? È una festa anche questa, no? Importante vedere la cosa dal vivo. È una bella esperienza, un po' di anni che vedo il ciclismo, pronto. Da quando ero ragazzino, insomma. Per noi la bici è vita, è quello che aiuta ad accettare certe situazioni di grande difficoltà. Alle 16:20 l'attesa diventa festa, si chiudono anche gli ombrelloni, chi era in spiaggia si riversa sulla strada per vedere il passaggio del giro, sono pochi secondi, la carovana vola a 70-80 km all'ora, il vento aumenta di intensità, lì nelle posizioni di testa la maglia rosa indossata da Tadej Pogačar. È bello vedere la maglia rosa in prima posizione in un Giro d'Italia. È un'emozione grande, poi soprattutto che è arrivata qui a Ostia. Purtroppo passano velocissimi, quindi l'emozione è veramente qualche minuto, però ragazzi. Qualche secondo? No, qualche minuto, andavano tantissimo, poi c'hanno tanto vento, quindi stavano tutti in fila. Bellissimo. Sì, siamo dalla Colombia, siamo molto contenti perché è la prima volta che vediamo tutto questo, è un'esperienza molto inolvidabile. Nairo, bravissimo, Nairo, bravissimo. Bravo, Egan, tutti i colombiani che hanno partecipato, bravo tutti. Siamo contenti. Tutti siano stati bravi a fare questa gara.